È stato affermato che Meghan Markle si è comportata come una principessa quando lei e il principe Harry sono andati a cena in un ristorante a New York. Secondo quanto riferito, il duca e la duchessa di Sussex sono stati raggiunti da quattro amici nell'elegante ristorante italiano Locanda Verde lunedì ore dopo il discorso di Harry all'ONU. Ma una fonte ha affermato che l'ex attrice Meghan si è comportata come una principessa al ristorante. L'insider ha detto a Page Six, lei ha chiesto alle persone della locanda verde di avere l'intero cortile esterno interno, che può ospitare 50 persone per sé e per quattro persone, incluso il principe Harry. I proprietari le hanno detto che era stata riservata per una festa di compleanno per 15 persone e si sono rifiutati di far rimbalzare la festa fuori dallo spazio, le hanno detto che avrebbe dovuto sedersi dentro, cosa che ha fatto. La fonte ha aggiunto che mentre c'era un sacco di sicurezza in tutto il ristorante, i Sussex non erano in una stanza privata. L'insider ha detto, erano seduti nel mezzo del ristorante affollato, secondo quanto riferito, ad altri commensali è stato detto dalla squadra di sicurezza di Harry e Meghan che sarebbe stato chiesto loro di andarsene se avessero cercato di scattare foto della coppia. La serata è arrivata in una giornata intensa per i Sussex, che vivono in California dopo aver lasciato i doveri reali nel 2020. Harry ha tenuto un discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in occasione della giornata internazionale di Nelson Mandela. Il duca ha lanciato un assalto globale alla democrazia e alla libertà mentre si rivolgeva all'ONU, ha messo in guardia contro il cambiamento climatico, la pandemia di coronavirus, l'armamento di bugie e disinformazione, la guerra in Ucraina e le leggi sull'aborto negli Stati Uniti. Harry ha detto, questo è stato un anno doloroso in un decennio doloroso. Stiamo vivendo una pandemia che continua a devastare le comunità in ogni angolo del globo, i cambiamenti climatici stanno devastando il nostro pianeta, con i più vulnerabili che soffrono soprattutto, i pochi, armando bugie e disinformazione a spese dei molti e dall'orribile guerra in Ucraina al ritiro dei diritti costituzionali qui negli Stati Uniti.